Ebbene sì ragazzi, è arrivato quel periodo dell'anno. Quindi sì ragazzi, oggi sono qua con un video un po' particolare. Perché? Perché ho venduto il mio iPhone 14 Pro Max. Ora in realtà in questo momento in cui sto registrando questo video non l'ho ancora venduto. Sto aspettando che me lo vengano a ritirare. Poi comunque magari ve ne riparlerò un po' meglio quando avrò concluso tutta questa faccenda. Quindi ora non vi sto a dire a chi l'ho venduto, come l'ho venduto e tutte queste cose qua. Poi magari se mi seguite sui vari social già lo sapete. Però ecco, sì ragazzi, è arrivato quel periodo dell'anno, ovvero ho venduto il mio iPhone principale per poi acquistare il nuovo. Quindi questo è il motivo ragazzi, se voi magari siete persone che sono arrivate nel mio canale con questo video, sappiate che l'ho venduto perché mi vado poi ad acquistare con quei soldi, che sono più o meno sui 920 euro l'ho venduto, con quei soldi ci andrò a comprare il nuovo modello in uscita a settembre, così da poterci fare anche video qui per voi, poterci fare vari contenuti. Come sapete l'iPhone è un po' il fulcro principale di questo canale, ma in realtà un po' tutti i prodotti Apple, quindi anche per questo che io li aggiorno ogni anno. Cioè non è che sì, sono malato per Apple, però non sono malato fino a questo punto, ecco. E quindi oggi sono qua per fare anche un po' le conclusioni su questo iPhone, visto che praticamente già non ce l'ho più, però ecco, me ne posso parlare ovviamente. E devo dirvi ragazzi che dopo questo quasi un anno, perché in realtà non è un anno sarebbe a settembre, però ecco, parliamo, arrotondiamo ad un anno, devo dirvi che all'inizio, i primi mesi, questo iPhone ragazzi per me ha fatto veramente fatica ad ingranare, perché mi sembrava veramente di avere un po' lo stesso telefono a parte per l'isola dinamica. Alla fin dei conti ragazzi, da un iPhone 13 Pro Max che cambia l'isola dinamica, le fotocamere sì sono un po' migliori, ci sono i 48 megapixel, ma onestamente io questi 48 megapixel li ho praticamente usati i primi mesi giusto per provare, ma poi basta. Perché? Perché i 48 megapixel si potevano usare solamente in modalità RAW, e io la modalità RAW tendenzialmente non la uso spesso, quindi poi alla fine praticamente usavo sempre i soliti 12 megapixel, che magari sì, saranno un pochettino migliori rispetto a quella del 13 Pro Max, ma fino ad una certa. Quindi ragazzi, diciamo che tendenzialmente non è stato un iPhone che io personalmente ricorderò per essere quell'iPhone. Già il 13 Pro Max, ve ne avevo parlato l'anno scorso, l'ho sempre un po' definito come l'iPhone perfetto, perché non gli trovavo nessun problema. Display ottimo a 120Hz, sì, aveva il notch, ma all'epoca non sapevamo come sarebbe stata l'isola dinamica e quindi non si sentiva il bisogno dell'isola dinamica. E avevamo un design stupendo, il colore, l'azzurro Sierra che avevo l'anno scorso era veramente bello. Anche qua, il colore degli iPhone, ragazzi, mettiamo le parole in chiaro, sono gusti, quindi sono assolutamente gusti. Poi per voi magari l'azzurro Sierra faceva schifo, per me era il best colore mai fatto da Apple, anzi lo è ancora oggi, ma oggettivamente i colori della serie iPhone 14 Pro ragazzi a me veramente non sono mai piaciuti. Infatti sono andato a prendere praticamente un iPhone nero, che io tendenzialmente gli iPhone neri ragazzi non li ho mai presi, tranne forse per l'iPhone 6S, sì 6S, che tra l'altro non era neanche nero, era grigio siderale, però davanti era nero. Quello è stato l'unico iPhone nero insieme a questo 14 Pro Max che ho preso nella mia storia, e io di iPhone ne ho avuti parecchi, quindi questo vi fa capire come i colori, soprattutto anche quel viola scuro, quasi prugna, quasi uva, a me non mi ha fatto impazzire, non mi è piaciuto per nulla. Quindi anche già partendo dai colori, quindi anche dal design, non mi ha fatto impazzire. L'isola dinamica, parliamo di quest'isola dinamica che io ve ne ho parlato veramente per un anno intero e vi ho sempre detto che ne sono rimasto deluso. Ne sono rimasto deluso ragazzi perché non è stata usata, ragazzi, non è stata sfruttata fino all'ultimo. Io ci ho sperato anche dopo iOS 17, magari non l'avrei comunque utilizzata perché sul mio iPhone principale non vado a mettere iOS 17, per esempio ora ce l'ho sul mio iPhone 14 Plus, però sul mio iPhone primario non l'avrei mai messo, ma perlomeno avrei visto che con iOS 17 l'isola dinamica sarebbe stata sfruttata, e così non è stato, perché non è stato presentato nulla, ragazzi, nulla sull'isola dinamica. Ora si vocifera che quest'isola dinamica dovrà arrivare anche sui modelli standard, quindi sui modelli non pro, proprio come questo 14 Plus, e magari forse lì sarà la volta buona che Apple sfrutti quest'isola dinamica, perché si potrebbe veramente sfruttare in una maniera incredibile. Ecco, forse l'unica cosa che abbiamo visto con iOS 17 è quella cosa che avviciniamo i due iPhone e c'è quell'animazione bellissima per trasferirsi per esempio un contatto o varie informazioni. Quella mi viene, è l'unica cosa mi viene in mente, anche se lì poi alla fine è un'animazione che prende tutto l'iPhone, quindi non è propriamente sfruttare l'isola dinamica. Fate sapere voi sotto nei commenti se vi siete trovati bene con l'isola dinamica, se secondo voi è stata sfruttata bene o se andrebbe sfruttata molto meglio. Mamma mia ragazzi,
sto grondando di sudore, sto registrando questo video praticamente il giorno più caldo dell'estate probabilmente. Altra enorme problematica, ragazzi, è stata la batteria. Io veramente, come ho combattuto con la batteria di quest'iPhone, non ho mai combattuto con nessun altro, neanche quando la batteria era un serio problema per iPhone, perché ovviamente sì, quest'anno ci sono stati parecchi problemi, ma comunque dura, ecco, e averci questa batteria che abbiamo avuto quest'anno quando c'erano i tempi del 6S era pura utopia. Però mi ricordo che una volta era comunque normale che l'iPhone non durasse chissà quanto. Ora che comunque eravamo stati abituati ad una durata della batteria ottima con il 13 Pro Max, ma ancora di più per esempio con il 12 Pro Max, ed è partito tutto dall'11 Pro Max, in cui veramente quello è stato il primo iPhone con una batteria seria come si doveva, con questo 14 Pro Max, ragazzi, è come se fossimo tornati indietro. Ora è comunque duratura, ci fate comunque un giorno, però c'è, cioè, Apple, potevi fare di più. Sicuramente il problema è stato iOS 16, questo sicuro, però pure come mi si è usurata quest'anno, ragazzi, cioè io sono arrivato al 92%. Ora, quando questo periodo dovevo vendere l'iPhone, che poi alla fine ho deciso di non venderlo più da privato, tutti mi chiedevano ovviamente la percentuale della batteria e tutti che mi rompevano le scatole per questo 92%, che per carità ancora va benissimo, cioè infatti la gente è un po' ignorante al riguardo, però pure io sono rimasto sorpreso e visto che il problema è veramente di tanti, che nell'ultimo periodo, soprattutto quando ha iniziato a fare un po' più caldo, la batteria veramente scendeva di una percentuale, non dico ogni settimana ma ogni 2-3, quasi una ogni mese, ma forse anche un po' di più, e secondo me è un po' troppo. Apple dovrebbe iniziare un po' a capire come migliorare queste batterie. Capisco che il litio sia molto molto limitante come tecnologia delle batterie, però è possibile che ancora non si sia trovato nulla di meglio del litio? Ora io parlo completamente da ignorante, ragazzi, parlo completamente da ignorante, ma possibile nel 2023 non esiste qualcosa di meglio? E allora, se non esiste qualcosa di meglio, forse la cosa che l'Unione Europea vuole di nuovo obbligare queste grandi aziende tech a rimettere le batterie rimovibili, forse non è proprio una cattiva idea, perché se allora dobbiamo stare così, che dopo, ma neanche un anno, stava al 92% di batteria alla salute, rimettete quelle rimovibili, almeno siamo a posto, pure quando lo devo rivendere, tanto se trovo a comprare 5 quanto lavoro fa pagare una batteria? 30 euro vai e te la cambi, punto. Cioè veramente, se no non si può. Quindi ragazzi, in conclusione, ovviamente non vi ho parlato proprio di tutto al completo, questa è veramente solamente una chiacchiera su questo iPhone, perché ormai me ne sono separato, me ne sto separando a breve, spero, se il corriere passa oggi. Ecco, magari qua mi ho un po' spoilerato, però ieri doveva passare il corriere a prenderlo, non è passato, speriamo che passi oggi. E quindi ecco, devo dirvi che non è stato un iPhone che ricorderò con mega piacere. Ovviamente mi sono trovato bene alla fin dei conti, però ci sono stati troppi problemi per quanto mi riguarda. Un altro problema che vi posso dire che ancora con il Lightning, secondo me doveva essere messa la USB-C molto prima. Ora con i prossimi iPhone dovremmo avere finalmente la USB-C, però Apple ti sei svegliata un po' tardi, quindi secondo me è stato un po' un iPhone di transizione. Speriamo che il prossimo sia meglio, speriamo che il prossimo sia un po' diverso anche lato design, perché mi sono un po' stufato, cioè abbiamo lo stesso iPhone dal 12, ma in realtà anche un po' dal 10, ragazzi, parliamoci chiaro, più o meno è sempre quello l'iPhone, quindi mi piacerebbe vedere un iPhone completamente diverso, ma sappiamo che alla fine non sarà così, quindi speriamo in qualche piccola modifica. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete un iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, o se non ce l'avete ditemi comunque cosa ne pensate sempre qui sotto nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ci vediamo al prossimo video. E vado anche adesso a farmi una doccia, ragazzi, cioè guardatemi, sono massacrato di sudore, cioè, ma come si fa?